Bene, questi sei impedimenti, appunto, proprio perché non sono teorici ma sono concreti, e sono stati concreti anche nella vita di Gesù e nella vita degli apostoli, pian piano hanno portato la missione di Gesù a subire una crisi reale e profonda. Gli impedimenti sono cominciati subito, se vi ricordate. Come Gesù comincia a predicare, tac, anche perché lui la prima cosa che fa si mette contro i farisei. Ma col cane, è un po' di tatto, di savoir-faire. El gamin estudia francese. Savoir-faire. Si era presa proprio subito, tac, diretta. Ma è dopo il capitolo 3 del Vangelo di Marco che la crisi diventa più seria. L'opposizione iniziata dai farisei, abbiamo già vista, che poi ha coinvolto i parenti di Gesù, poi la sua stessa famiglia, quella più stretta, a un certo punto si allarga anche ai compaesani. Notate, Marco è il primo dei quattro evangelisti che scrive il suo Vangelo, verso il 70 abbiamo detto, dopo Cristo, quindi 35 anni, circa 40, dopo che Gesù è morto e risorto, dopo la Pasqua di Gesù. Quindi è la prima volta che in un testo del Nuovo Testamento si accenna a Maria con Marco. È l'unica volta che Marco in tutto il suo Vangelo nomina Maria, se non mi sbaglio in questo momento. E vediamo cosa dice. Capitolo 6, versetto 1. Gesù lasciò quel luogo dove ha risuscitato la figlia di Gairo, o Gairo. E comunque, siccome tutte le parole ebraiche per sé finiscono con, come la francese, con l'accento in fondo, sarebbe Jairo. Basta mettersi d'accordo sui accenti, è vero o no? Lasciato quel luogo, tornò nella sua città. Nella sua città. E qual è la sua città? Nazareth. Accompagnato dai discepoli. Quando fu sabato, cominciò a insegnare nella sinagoga. Ho notate. Voi sapete che la città di Nazareth, 2000 anni fa, doveva essere davvero una città enorme, grandissima. Tanto è vero che tutte le mappe della Palestina dell'epoca portano a caratteri cubitali Nazareth. E sai per ogni conto c'è da pena Nazareth. Cioè, tutto c'è meno che Nazareth. Nelle carte geografiche dell'epoca, tutto c'è meno che Nazareth. A un punto tale che, mi ricordo 50-60 anni fa, quando ero ragazzino, parecchi esegeti sostenevano che in realtà Nazareth non fosse mai esistito, l'avessero inventato la prima generazione cristiana per giustificare il fatto che Gesù era detto Nazareno, perché il profeta aveva detto che il Messia sarebbe stato Nazireo. Nazireo vuol dire dedicato al Signore fin dalla nascita. Però Nazireo, Nazareno, si assomiglia come parole. Quindi, facendo venire da Nazareth la famiglia di Gesù, si poteva sempre dire che lui era comunque Nazareno, Nazareno, Nazireo, in modo, perché Gesù non risulta consacrato a Dio con un voto particolare fin dalla nascita. I Vangeli non ne parlano. E come fa a essere Nazireo se nessuno l'ha proclamato tale? Nessuno ha fatto un voto particolare a Dio, né papà né mamma. È perché era Nazareno. E la cosa è durata per qualche decennio, eh? Finché 50 anni fa più o meno, nel fare degli scavi in Palestina, in zona, in Galilea, a un certo punto hanno trovato una stele stradale, no? Un cippo con scritto Nazareth 7 miglia, c'era la freccia Nazareth 7 miglia, era romana la stele. Quindi se c'è una stele che dice che il paese è a 7 miglia di distanza, una decina di chilometri per noi oggi con un miglio di nostro. O non saprei dirvi se il miglio romano era più o meno uguale, comunque vuol dire che c'era. E allora quella discussione è caduta, comunque è rimasta l'idea, insomma, era un bus de paese, non era un centro, comunque era un paesino, paesino di montagna, zona montagnosa. Sì, là non ci sono grosse montagne, colline. E comunque normalmente all'epoca come erano fatte le case della povera gente, la gente normale. E non immaginiamo le case come le abbiamo noi oggi, né? Erano sempre addossate alla montagna. C'era un buco nella montagna, era la stanza interna, faceva anche da magazzino. Diciamo, era la stanza dove estate e inverno la temperatura era quasi sempre uguale.
con davanti un tappo, tre pareti con su un riparo. Quelli che potevano permettersi il riparo lo facevano in muratura, per cui serviva d'estate come terrazza per andare a dormire all'aperto e sudare meno, d'inverno per il freddo. E poi serviva anche quando pioveva, nella stagione delle piogge, per raccogliere l'acqua e mandarla giù nella cisterna. Quelli che i soldi per farsi un tetto di muratura non ce l'avevano, usavano paglia, frasche, palme o altro, no? Qualcosa che copriva, che ogni 2 o 3 mesi bisognava rifare, ogni temporale o che bisognava rifarlo, ma comunque un pochino, e vivevano lì. Pensate, le donne dovevano passare 2 o 3 ore al giorno per lucidare il pavimento di quella stanza. Era terra battuta, naturalmente. Infatti c'è una parabola di Gesù, che uno che dice: ma come un tizio che va a suonare alla porta dell'amico per chiedergli i panni di notte, ma dai, mi sono già messo a letto, mi sono appena lavato i piedi, e che sente lavarsi i piedi col potersi alzare dal letto? Eh sì, perché alzarsi vuol dire sporcarsi, perché il pavimento poi è terra, e quindi devi rilavarti i piedi di nuovo. Povero diavolo anche lui. La situazione era questa. Quanti abitanti? Molti dicono 200, 300 con le galline, insomma. Ecco. Vediamo come va la situazione in questa metropoletta piccola piccola. Molti di quelli che lo ascoltavano si meravigliavano che parla nella sinagoga, ma lo conoscono da quando è nato, è cresciuto lì, hanno giocato con lui quando erano ragazzi, ragazzini molto piccoli, perché la fanciullezza e l'adolescenza finivano alla svelta, a 6-7 anni glielo già sgobo, per cui è vero o no? Però magari un po' qualche giochino, quando erano bambini proprio, e poi crescendo sono cresciuti insieme. Ma dove ha imparato tutte queste cose? Chi gli ha dato tutta questa sapienza? Come mai è capace di compiere miracoli così grandi? Notate, se voi leggete nel testo originale di Marco questa frase, vedete che Marco utilizza sempre un pronome, tutos, nominativo singolare, tutos, cioè costui. Ma da dove viene tutta questa sapienza? A costui. Chi ha dato a costui questo? Chi ha reso costui capace di compiere? Per carità, succede anche nella vita quotidiana, quando noi pensiamo di conoscere qualcuno da sempre e vediamo che dice o fa cose particolari, o fuori dalle righe, ma lui è il mio della tal famiglia. Quindi un po' c'è senz'altro questa sorpresa, dice la sorpresa, però dice anche un certo disprezzo. Questo costui ripetuto 3, 4, 5 volte, non è una volta. E soprattutto l'affermazione chiave che sostiene tutte le altre è quella che viene subito dopo. Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, Iosef, Giuda, Simone? Le sue sorelle non vivono qui in mezzo a noi? Abbiamo già parlato di fratelli e sorelle, cosa possono voler dire questa? Potrebbero anche essere fratelli e sorelle, ci mancherebbe altro. Però voi sapete che gli ebrei 2000 anni fa avevano un modo diverso di usare certe parole, tra queste il fratello e sorella. Fratello e sorella, detto di persone concrete, poteva voler dire che erano fratelli e sorelle, poteva anche voler dire che erano parenti. Per esempio Gesù è detto figlio di Davide, figlio addirittura con 1000 anni di distanza. Gesù usa la parola fratello, sorella, madre per indicare chi lo ascolta, chi si fida di lui, per dire che non è il modo normale per noi di, anche se noi in chiesa siamo fratelli, però credo di buca che fratelli, lei nota quando si toma inceso fino a un certo punto. Finché sono naga credo, però dopo le notro robo. Non stare attenti. Non è stato tradotto in costui che dice lei. Non è stato tradotto. No, la nostra traduzione non è legata alla parolina. Vuol dire c'è differenza tra costui e lui. Certo, no, ma in questo caso infatti. Questa è una di quelle frasi che a suo tempo avevo detto, ma cercate di rendere l'idea che vuol dare il testo originale, cioè c'è un certo giudizio, disprezzo quasi, ecco, un certo disprezzo c'è dentro.
E loro poi invece hanno tenuto questa pazienza. Comunque, perché non, la nostra traduzione non è per equivalenze letterali, cioè questa parola, tale quale, è per equivalenze dinamiche, cioè cerchiamo di far capire il senso un po' del tutto, però in questo caso si perde un po' quella caratteristica lì, e capita. Comunque, questi fratelli e sorelle possono essere fratelli e sorelle di Gesù, nel senso che vuol dire che Maria dopo ha avuto altri figli e figlie, e d'altra parte chi le proibiva di? La nostra fede non ne risentirebbe per niente, né? Perché Maria, l'angelo le ha detto, tu non potrai più avere rapporti con Giuseppe, non potrai più avere amare nessuno. Chi l'ha detto? La Vergine Maria. La Vergine è vergine nel momento che concepisce Gesù. Ma dopo, una volta che Gesù è stato concepito, è portato a termine e nasce, la sempre vergine che è vergine prima, durante e dopo il parto, al limite si ferma al parto di Gesù e dopo, se lei ha avuto altri rapporti con Giuseppe, possono essersi guardati negli occhi per tutta la vita, ci mancherebbe altro. Ci sta riflettendo, no? Comunque, la parola fratelli e sorelle, con tanto di nome oltretutto di ciascuno, può indicare reali, concreti fratelli e sorelle di Gesù. Però in questo caso penso che ci sarebbe qualche cosa di diverso anche negli altri documenti del Nuovo Testamento. Cioè la famiglia di Gesù avrebbe un ruolo diverso, penso. Però teniamo presente che all'epoca, 2000 anni fa, gli ebrei definivano fratello o sorella quei parenti stretti che vivono nello stesso clan, nello stesso luogo. Per cui tutta la parentela stretta, i suoi parenti che vivono a Nazareth sono questi. Vuol dire che è semplicemente quello. Nel Nuovo Testamento non esiste niente che ci fa dire senz'altro sono fratelli o senz'altro non sono fratelli. È un ebreo che scrive. Se tutti siamo figli di Dio, ovviamente siamo. Per carità, sì, però in questo caso, sai, nel paesino si chiama fratelli e sorelle. L'Immacolata. Ma l'Immacolata non c'entra niente. L'Immacolata vuol dire semplicemente che lei è stata concepita, nota, prima ancora di nascere, è stata concepita. Non bloccata dal peccato originale, cioè non predisposta quasi automaticamente a scegliere il male davanti a Dio, a scegliere il no invece che il sì, a scegliere l'egoismo invece che l'amore, eccetera, eccetera. No, quella è una cosa. E quello l'aiutava, predisponeva a poter accogliere l'annuncio del concepimento, cioè della maternità, perché accettare di diventare madre in quella condizione per lei voleva dire mettere a repentaglio parecchie cose. Ricordiamolo questo, né? Rischiava di buttare per aria il suo progetto d'amore, prima roba. A me, perché il Vangelo fa pensare che in quel caso fosse davvero un rapporto d'amore e non solo di famiglie che si erano messi d'accordo e fregandosi di cosa pensavano i figli, Giuseppe e Maria, che fosse un rapporto loro proprio, dove erano coinvolti anche loro comunque. Prima cosa, rischiava di saltare il progetto d'amore. Seconda cosa, rischiava la pelle, perché si veniva a trovare incinta senza che l'interessato ci avesse messo il becco in queste cose. Com'era che? È vero o no? Per di più, ci dice, non lo sappiamo da Marco, sappiamo poi da Luca, per di più lei farà delle scelte di una indipendenza, di un'autonomia di decisione che per una ragazzina di 14, 15 anni, 13, che era, cioè, è sorprendente. Lei dice di sì, accetta la proposta senza chiedere il permesso di nessuno. Prima roba. Non dice, sì, ne parlo con mio fidanzato, ne parlo con mio padre, mia madre, non so. No. Dice di sì e basta. Come se fosse autonomo, indipendente. Prima roba. Seconda cosa, l'angelo, come conferma delle sue parole, le dice, guarda che Elisabetta, la tua parente, che tutti dicevano, stare al sesto mese. Ah sì? Beh, allora ha bisogno di aiuto. Prende parte e va. Semplice, non è come... Da ospedaletto? Da trai a cosa che chi, tutto sommato. No, è mia la stessa roba, eh. Da Nazareth in Galilea scenderà in Cari in vicino a Gerusalemme, vuol dire andare a Cafarno o Bethsaida, attraversare il Giordano, passare tutto sulla costa di là del Giordano, fin giù alla testa di Gerico, rientrare di qua, entrare a Gerico e salire a Gerusalemme e andare a Incari. Quindi è da viaggio. Tutto a piedi. 15 giorni di viaggio minimo e chi incontri rispetteranno una ragazzina che viaggia così, titiglia, tutta pimpantina, tutta...
lassù avrà dovuto aggregarsi a qualche carovana che passava, perché lassù era troppo pericoloso, non ci arrivava. Mica appena non arrivava in carri, arrivava neanche a Gerico facilmente. Oggi quando uno viaggia non è garantito degli incontri che fa. Allora era sicuro di fare incontri mieta simpatici. Se poi non c'era nessuno che lo proteggeva. E sta là quanto? 3 mesi? Quindi 15 giorni minimo arrivare, 3 mesi. Sta là e poi torna a casa. Deve rifare la stessa strada, al contrario. Quindi minimo 4 mesi, 4 mesi e mezzo sono passati. E dopo 4 mesi la luna va in crescenza, la gente va dicendo, oh oh, qui. E cominciano altri problemi. E comincia il problema di Giuseppe che va in crisi. E cosa rischia a questo punto? La lapidazione minimo. Oppure la prostituzione, buttata fuori di casa, tagliato il rapporto, quindi rimandata a casa. E la famiglia per salvarsi la faccia che le dà un calcio, la butta fuori e range, crepo. Questa è la prospettiva che ha davanti, né? Quando dice l'anima mia magnifica il Signore, io sono piena di gioia, tutto bello, perfetto. EFS, EFIXEC, nella prospettiva della salvezza, certo, lei facilmente partiva da un presupposto. Se Dio con l'angelo mi ha messo in questa situazione, si arrangerà lui a tirarmi fuori. Ma cosa avrà patito in quei mesi dentro di sé? O pensate che soltanto Giuseppe abbia vissuto il suo problema?